Siamo sempre allo stand dell'esercito italiano con il tenente Ventura che ci illustra il secondo motociclo storico. Questa è la Frera del 1916. La Frera è una ditta che stava a Verona, ha iniziato a lavorare alla fine dell'Ottocento e ha lavorato fino al 1938. Il motociclo che vedete qui esattamente è il primo motociclo prodotto per l'esercito italiano e anche la prima moto proprio prodotta in Italia. La Frera è la ditta più antica di produzione non solo di cicli ma anche di motocicli. Quindi mi corregga se mi sbaglio, stiamo vedendo la prima motocicletta dell'esercito italiano. Del 1916. Questa motocicletta era in dotazione ai bersaglieri ciclisti, ha preso parte anche alla prima guerra mondiale e per l'appunto è rimasta in servizio fino oltre il 1916. È una motocicletta di 500 centimetri cubici e si può vedere una conformazione che ricalca effettivamente quella di una bicicletta con il manubrio a corna di bue rivolto verso proprio il pilota, le ruote che riprendono un po' quelle delle classiche biciclette, tra l'altro sopra la parte del serbatoio ci sono proprio gli agganci per quella che era la pompa per poter gonfiare le ruote. Il motore è un monocilindrico con tre valvole e soprattutto una parte molto importante, proprio perché la moto era in dotazione ai bersaglieri ciclisti, l'avviamento come una bicicletta con i classici pedali. Dall'altra parte della moto c'è invece la trasmissione a cinghia trapezoidale.